Questa è la storia del mondo ossessionato dalle cose. È la storia di un sistema in crisi. Stiamo buttando il pianeta nella spazzatura. Stiamo buttando noi stessi nella spazzatura e non ci stiamo neanche divertendo. La cosa buona è che quando iniziamo a capire il sistema, iniziamo a trovare vari modi per intervenire e trasformare i problemi in soluzioni. Adoro il mio Pantene Pro V. Di tutti i prodotti che ho in bagno e che uso quotidianamente, è quello senza cui non potrei vivere. Dice di dare ai miei capelli opachi riflessi per splendere. Ma come fa? Me lo sono chiesto un giorno mentre mi facevo lo shampoo. Così ho letto gli ingredienti proprio qui. Laurisolfato di sodio, tetrasodio e DTA, metilisotiazolinone. Che cosa sono? Ho portato questa lista ad alcuni ricercatori che sanno come leggerla. È venuto fuori che il mio Pantene contiene sostanze cancerogene e molti altri prodotti che ho in bagno, dalla crema solare al rossetto e addirittura il baby shampoo, contengono sostanze cancerogene o legate ad altri problemi come disturbi dell'apprendimento, asma o infertilità. Come molti genitori ho provato a tenere al sicuro la mia famiglia, ma adesso ho scoperto che il bagno è un campo minato di tossine. Che cosa dobbiamo fare? Per trovare una risposta dobbiamo tornare su uno dei fattori chiave della nostra economia dei materiali, toxins in, toxins out. Se in fabbrica versi sostanze chimiche tossiche in un prodotto come il baby shampoo, finisci con l'inflare il baby shampoo tossico e nell'intossicare lavoratori, comunità e bambini. Quindi vediamo più da vicino questa minaccia tossica, dove si annida nella nostra vita di ogni giorno, in bagno. La donna media negli USA utilizza quotidianamente circa 12 prodotti per la cura personale, l'uomo circa 6. Ogni prodotto contiene almeno 12 sostanze chimiche. Meno del 20% delle sostanze chimiche usate in cosmetica sono state valutate sicure dagli esperti e non conosciamo i loro effetti quando li usiamo. Volereste mai con una compagnia che verifica solo il 20% dei suoi aerei? Ovviamente non tutte le sostanze chimiche sono dannose, ma non sappiamo quali. Alcune sono cancerogene, il che significa che possono provocare il cancro. Altre sono neurotossine e tossine della riproduzione, che cioè possono alterare lo sviluppo cerebrale e sessuale degli animali. Ma un attimo, anche noi siamo animali. È come un esperimento gigante. Stiamo utilizzando queste misteriose sostanze chimiche e aspettiamo di vedere che succede. Una cosa che dobbiamo sapere è che penetrano nel nostro corpo. Ho testato il mio livello di tossicità e sono carica di cose come mercurio, liquidi ritardanti, triclosano e piombo. Lo siamo tutti. Anche i neonati stanno nascendo preinquinati. Ora, so bene che non possiamo vivere in un mondo senza piombo, ma lo devono per forza mettere anche nel rossetto. Non lo so, forse mi sbaglio, forse ho solo comprato il prodotto sbagliato. Nei negozi la scelta sembra infinita. Posso trovare rossetti in 49 sfumature, o shampoo per capelli troppo secchi, grassi, sottili, fibrati o mossi. Ma cosa ci dicono sulle scelte realmente importanti, come la scelta di prodotti sicuri? Viene fuori che la decisione più importante non avviene quando decido di prendere un prodotto dallo scaffale, ma quando le compagnie e i governi decidono cosa deve essere messo sugli scaffali. Ma chi sono queste compagnie? Questa è la Procter & Gamble. Sono quelli che mi offrono Herbal Essence, il secondo shampoo più venduto del paese. Contiene sostanze petrolchimiche tossiche, estratte dal petrolio. Da quando il petrolio è un'erba? Sulle etichette dei cosmetici, espressioni come alle erbe, naturale e addirittura biologico non hanno definizione legale. Ciò vuol dire che si può mettere qualsiasi sostanza in un prodotto e chiamarlo naturale. E lo fanno. Immaginate un prodotto ultra venduto chiamato essenza petrolifera? Allucinante. Più assurdo ancora, è una crema lisciante per capelli per bambine e creme sbiancanti per la pelle. Queste sono super tossiche, sia negli ingredienti che nel messaggio che danno su cosa sia la bellezza. Oh, qui c'è Estée Lauder che mi dà l'opportunità di aiutare la ricerca sul cancro. Simpatico. Ma aspetta un attimo, anche loro utilizzano sostanze cancerogene. Non pensate che il miglior modo per Estée Lauder di combattere il cancro sia in primis smettere di usare sostanze cancerogene? Quindi veramente mi tocca scegliere fra affermazioni insensate sulle confezioni, mentre questa gente ha il reale potere di decidere cosa va in quelle confezioni, e ciò avviene qui vicino, nelle fabbriche dove vengono prodotte. Perché i produttori di cosmetici usano tutte queste sostanze tossiche? Cercano di avvelenarci? No, semplicemente lavorano ancora come negli anni 50, quando la gente era travolta dal vivere meglio grazie alla chimica. In tutto questo, però, si sono dimenticati di occuparsi dell'impatto sulla salute.
Questo accadeva in passato, ma loro oggi continuano ad usare le stesse vecchie sostanze tossiche. Adesso i produttori di cosmetici dicono che il veleno nei loro prodotti è così poco da essere innocuo. Sì, forse se li usi una volta l'anno. Non lo sanno che i loro prodotti sono usati e combinati con altri prodotti una volta al giorno? Un po' di veleno sotto le ascelle, un altro po' sui capelli, un po' sulle labbra. Estetisti e parrucchieri ne sono a contatto tutto il giorno. Quindi l'industria è abituata a fare in questo modo, e possono, poiché anche ora che i ricercatori hanno collegato i prodotti chimici che utilizzano a problemi di ogni tipo, non ci sono leggi per liberarsene. Starete pensando, veramente, ma dai, nessuno si sta assicurando che le cose che ci spalmiamo sul corpo siano sicure? No. L'FDA non stabilisce la sicurezza dei prodotti di cura della persona o dei suoi ingredienti. Dal 1938 hanno vietato solo 8 di oltre 12.000 ingredienti usati in cosmesi. Non sono neanche obbligate ad indicare tutti gli ingredienti sull'etichetta. Questo è un esempio su cui possiamo essere tutti d'accordo. Un ulteriore intervento da parte del governo sarebbe di grande aiuto. La mancanza di regole lascia un buco enorme che l'industria cosmetica è fin troppo lieta di riempire. Hanno creato un loro comitato per autoregolamentare i loro prodotti e l'osservanza alle loro raccomandazioni è volontaria. Così l'industria cosmetica si fa le regole e poi decide se rispettarle o meno. Quindi capirai che non è colpa nostra se abbiamo tutte queste sostanze tossiche in bagno. È un sistema totalmente guasto che ignora la semplice regola del toxis in, toxis out. Ma abbiamo qualche aiuto. Ci sono risorse online che possiamo usare per proteggerci, identificando la migliore scelta da fare nei negozi. Ma l'azione principale è quella di chi lavora per cambiare il sistema. Perché se realmente vogliamo risolvere il problema, dobbiamo iniziare da qui, da queste persone. Donne, genitori, lavoratori, gente di tutto il paese sta chiedendo al governo una nuova legge per dare all'FDA il potere di verificare che i prodotti per la cura della persona siano sicuri. Occorrono leggi fatte con buonsenso e basate sul principio di precauzione. Cioè, se abbiamo a che fare con prodotti chimici rischiosi, meglio sbagliare in eccesso di cautela. Non discutiamo su quanto piombo possa esserci in un rossetto, basta tenere le sostanze tossiche lontane dai prodotti. Leggi più intelligenti forzerebbero le compagnie a sorpassare la mentalità degli anni 50 e a capire come farci essere puliti e splendenti senza sostanze tossiche. Possono? Assolutamente. Molte società di cosmesi stanno già mettendo sul mercato prodotti più sicuri. La chimica verde sta sviluppando sostanze studiate per essere prima di tutto sicure e non tossiche. I governi europei hanno richiesto la rimozione di molte sostanze chimiche tossiche e le compagnie hanno studiato come obbedire. Quando i cosmetici sono riformulati per essere sicuri e con un'etichetta onesta, possiamo finalmente sentirci a nostro agio con le scelte che facciamo nei negozi. Possiamo scegliere capelli elastici o folti, rossetti brillanti o matti. Possiamo anche scegliere di sentirci belli senza utilizzare 20 prodotti. Ma sapremo che per qualsiasi cosa scegliamo, la scelta più importante, la scelta di essere sicuri e in salute, è già stata fatta.